Com'è cominciato tutto il viaggio? Niente, ho iniziato, diciamo, quando andavo a scuola, ho incominciato a sbagliare lì, perché lì guardavo agli altri quelli là che si facevano rispettare, no? Nella scuola. Lì secondo me è stato il mio primo sbaglio. Perché che cosa provavi? Non ti sentivi del gruppo, ti sentivi Sì, emarginato? esatto, sì, mi Volevi essere sentivo. come loro? Sì, io volevo essere come loro. E guardando a questi ragazzi, dicevo, allora per farmi rispettare mi devo comportare come loro, devo essere aggressivo, devo essere così. E da lì, secondo me, è stato il mio primo errore. Si è cominciato ad abbrutire un po' il Eh tuo cuore, no? sì. E questo poi ha portato tutta una serie di conseguenze, Sì. perché poi è iniziato anche l'uso degli stupefacenti. Sì, dopo sì, poi ho iniziato con, come si è detto così, lo spinello, che dicono che quello non è niente, ma non è così. Quella è proprio la chiave dove si aprono i cancelli dove il male ti comincia a possedere. Tu sei stato arrestato più volte perché uso di sostanze, ma poi per assumere queste sostanze è iniziato lo spaccio, è Sì. iniziato una vita. Per fare carriera di strada. La carriera di strada ti porta anche a fare dei reati, perché devi fare i reati per farti rispettare in mezzo alla strada. Cosa è successo? Cioè, proprio in carcere che tu hai fatto un incontro. Sì. Niente, in carcere, l'ultima carcerazione, mia salvezza quella, guarda. Quella è stata la mia salvezza. Io ringrazio Dio che mi hanno arrestato. È iniziato il processo. Della mia vita, cioè di capire, di capire veramente cosa stavo facendo. Don Don Ferdinando, è Ferdinando, lui che che ti ha bravissima cambiato la persona, vita. mamma mia, mi ha E lì aiutato è successo qualcosa dentro di te, molto. Sì. no? Hai ricominciato a sentire in qualche modo, non assumendo più sostanze, così. Sì. Allora, lì ormai in carcere, quindi non c'era più. Ringrazio a Dio. Niente, allora, lì dentro è un luoco veramente molto critico veramente. Allora, lì si deve mantenere l'omertà, c'è l'omertà. Lì, se tu parli di Gesù, di questo, là c'è la vergogna, c'è un muro di omertà. E Ti prendono in giro ti se prendo provi in a giro. parlarne. Io là ho avuto questa fortuna perché incominciavo, cioè questa luce, perché io ho sentito proprio una luce, e incominciavo a vedere diversamente di come la vedevo io, di come una persona normale, di come dei ragazzi normali. Mi guardavo nello specchio e cominciavo a dire, ma io adesso qua dentro cosa ci, che ci faccio? Perché all'epoca, quando facevo queste cose, quando guardavo i ragazzi che andavano a lavorare, queste bravissime ragazze che io tanto rispetto, dicevo, ma lui è uno stupido, va a lavorare. Cioè, questo qua deve aspettare una settimana per prendere i soldi, ma chi ce lo fa fare? Cioè, io credevo che la persona buona ero io, ma stavo Quella sbagliando. furba, Quella no? furba, Quella quella intelligente. furba, stavo sbagliando io. E qui in carcere, quando mi guardavo allo specchio, ho detto, mannaggia, quel ragazzo, è lui che era veramente un ragazzo buono. Lo scemo sono stato io alla fine. Perché io ho perso i migliori anni frequentando la strada, tutte queste cose qui. Però Invece tu, quelli. ecco, hai ricominciato a sentire, ti sei Sì. riavvicinato a Dio, hai visto, sentito questa luce così Sì. forte e quindi gli altri hanno cominciato anche a vedere, a percepire Come un no? cambiamento forte Sì. in te. Arriva Pasqua e tu non avevi mai avuto un permesso premio. Mai, mai. Decidi di scrivere una lettera. A Sì, chi lì è e cosa scrivi in stato. questa Lì è lettera? stato bellissimo, veramente, guarda. Allora, ho scritto una lettera a Dio, che è il nostro padre. Perché leggevo la Bibbia, no? Ho letto un paio di volte la Bibbia, poi i libri dei santi, e da lì capivo, cioè, che Dio diceva, tu ti devi accostare a me come un bambino e mi devi trattare come veramente un padre, perché io sono tuo padre, quindi mi devi parlare, eccetera. Allora io su questa cosa ci soffrivo, c'avevo un po' le mie sofferenze in carcere, perché non c'avevo una ragazza, c'avevo la mia famiglia che comunque veniva poco in carcere, perché no, non c'avevo più mia madre, ma veniva mia sorella, Adele, il mio papà. Però quello che mi mancava era una ragazza. Perché in carcere ricevere una lettera
è bello perché tu stai in contatto con l'esterno. Io ne ricevevo poco. E niente, io ho pensato una cosa, ho detto, padre, allora se tu mi dici così, io ti scrivo una lettera. Nel mio cuore te la spedisco. Però questa lettera ce l'ho ancora io, però te la spedisco io. E in questa lettera la prima cosa che ho chiesto prima cosa di una licenza premio e poi per una ragazza di farmi formare una famiglia, perché per me la famiglia era importante, importantissimo. E così ho cominciato a dire, padre, solo tu mi puoi aiutare a farmi conoscere una ragazza, non so. E lo sapete com'è finita? Che Biagio ha avuto il permesso premio e ha incontrato anche la donna della sua vita. Lei si chiama Lucia e vediamo come nel prossimo filmato racconta quel primo loro incontro. Questo è il lungomare dove io e Biagio parecchie volte siamo venuti a fare delle passeggiate, i nostri primi incontri, ci siamo presi il gelato. Che bella questa passeggiata, mamma mia. Dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. E soprattutto mi ricordo quando ci siamo conosciuti, quella sera, giorno di Pasqua, a casa di tua sorella. Io per caso venni perché mio fratello mi disse vieni con me, devo conoscere lo zio della mia fidanzata. È dimenticabile di quella sera. Ti ricordi? Quel colpo di fulmine. Veramente mi colpì di te, la tua maturità e poi tornammo alle nostre vite. Purtroppo sì, quando entrò in carcere un'altra volta. E tu te ne andassi di nuovo là. Non guardarmi adesso amore. Le prime domeniche che io ti aspettavo a casa per andare a fare una passeggiata, tu mi portavi in chiesa a sentire la messa e all'inizio mi scocciavo, non capivo perché io non andavo mai in chiesa e veramente con l'aiuto di Dio ho capito che questo amore, questo rapporto era una grazia di Dio, che tu davi una mano a me, io davo una mano a te. Sì. Quindi il progetto di Dio era di salvare due persone. Due persone, Lucia. Un solo miracolo, due persone. È vero, ma che grazia. Lucia e Biagio. Sono sposati da 15 anni e sono genitori di tre splendidi bambini. Lucia, ci raggiungi? Benvenuta. Ciao. Buon pomeriggio. Accomodati, perché insomma mi è rimasta molto impressa la tua espressione, eh? Due persone salvate con un miracolo, quindi infatti, due persone di uno, c'è stato infatti uno scontro. Perché? Che cosa è successo? Che cosa ti ha fatto innamorare di Biagio? La sua semplicità, l'ho visto una persona molto umile e così senti di scriverlo. Poi un bel ragazzo mi colpì. Beh, però insomma. C'avevo i capelli, scusate. I capelli. Beh, però gli occhi blu c'erano e anche questo sguardo, come dici tu, appunto così, così sì, pulito. Senti, ma lo hai detto nel filmato, comunque un po' insicura nello scrivere questa sì, lettera. Non è c'era, stato, perché insomma il suo curriculum non era proprio. Sì, non facile. È stato facile, ho avuto le mie insicurezze, però ho sentito di scriverlo, volevo iniziare questa storia con lui e poi quando lui cominciava a portarmi in chiesa mi scocciavo pure perché mi sarebbe piaciuto andare a fare una passeggiata la domenica. E quindi tu non eri così vicino al, no, no, alla dimensione spirituale? Soltanto alle occasioni, matrimoni, cerimonie, ma in chiesa non andavo mai, anche nella mia preghiera personale pregavo poco. E ringraziando questo incontro che mi ha aperto anche alla mia conversione personale di confidare in Dio, di avere un rapporto con Dio che io non avevo. La vita di Biagio è così cambiata che oggi dedica parte del suo tempo a dare, a portare testimonianza e speranza ai giovani ragazzi che si trovano nel carcere minorile di Nisida. Sì. A loro Biagio racconta ogni giorno la possibilità di rinascere, la possibilità di guardare oltre quel passato così difficile. Ragazzi, buonasera, carissimo. Buonasera. Ragazzi, andiamo sopra, no, vai! Al nome del Padre Ragazzi, da questo passo che è uscito,
Io vi posso dire che proprio si avvicina alla mia storia, e come la mia è la vostra. Grazie, come incontrate il signore? In carcere ho avuto come raggi di luce, ragazzi, che all'improvviso ragionava diversamente. Beh, ma ci voglio dare un amico, sei visto? Come no? Come voglio dare a lui? Come... Io proprio con lui mi sono affidato nelle sue mani. Io stavo rovinato, ragazzi, veramente stavo nella fossa della morte.